ascoltando i solisti. Ricordiamo che appunto inizieremo con il Benedictus per soprano, coro a tre voci pari e orchestra, brano che, come appunto ho detto poco fa, è stato dedicato proprio dal Cardinal Bartolucci a Sua Santità. Gli succederà l'Ave Maria per soprano, coro a tre voci pari dall'opera lirica Il Brunellesco. Ecco, in questo momento entra il Santo Padre. E, come dicevo, un brano che narra di un episodio della vita appunto di Brunelleschi, il creatore della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze. Succederà il brano Baptisma, che è quello di più ampio respiro di questa sera, che fa parte di un insieme di brani che Bartolucci aveva pensato di scrivere proprio sui sacramenti, ma che non terminò in quanto cambiò l'ordinamento liturgico, appunto, e quindi rimase incompiuta l'opera. Questo brano dedicato appunto al battesimo. Ecco, ascoltiamo le parole del cardinale Bartolucci di ringraziamento al Santo Padre. Beatissimo Padre, sono qui a ringraziare Vostra Santità, bene, per tutto quello che ha fatto e sta facendo per ridare nobiltà e splendore alla Santa Lucia, liturgia della Messa, per quanto riguarda la musica che voglia veramente essere consona al sacramento del sacrificio eucaristico. Come non ricordare il cantico Et inno dicto esierunt in monte Olivarum, che Gesù cantò nell'ultima cena insieme agli apostoli nel cenacolo, dopo la prima messa. Certo, quell'antico bellissimo inno non poté non accrescere una santa, profonda commozione interiore in quegli straordinari cantori. È la stessa cosa oggi. Ecco, Beatissimo Padre, io sono qui a ringraziare Vostra Santità per il forte richiamo all'uso della musica delle celebrazioni odierne della Santa Messa. Io sono certo che l'avere chiamato un musicista a far parte del collegio cardinalizio ha voluto essere un richiamo all'uso della musica sacra nella sacra liturgia. Il concerto di oggi è soprattutto l'esecuzione del mio lavoro Battisma sul testo preciso dell'antico rito del battesimo. Mi piace ricordare che proprio questo breve lavoro, definito poemetto sacro, fu commissionato a me dal Collegio dei Professori dell'Istituto Pontificio di Musica Sacra ed eseguito nell'Aula Magna dello stesso istituto. Mi piace ricordare anche che dopo l'esecuzione, l'anno dopo, fui nominato professore di composizione e direzione polifonica dello stesso istituto. Fu nominato maestro di cappella nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Nell'anno appresso, vicemaestro con Perosi alla Cappella Sistina e alla morte del maestro nel 1956, nominato da Papa Pacelli, Pio XII, maestro direttore perpetuo. Poi i tempi purtroppo cambiarono, ma oggi si nota con soddisfazione un vero e proprio risveglio da parte di tanti giovani che vogliono rivivere la bellezza della messa in latino, il maggior frutto spirituale che ne deriva. Ciò è grande, grandissimo conforto e ci dà a sperare in un futuro liturgico quale Vostra Santità certamente desidera. Ne ringraziamo il Signore che vorrà aiutare tutti coloro che si stanno impegnando una serietà della musica sacra. Confido fermamente che con l'aiuto di Dio ci sarà il
il vero ritorno alla bimillenaria tradizione della musica sacra. Grazie, Santità. Abbiamo ascoltato le parole del Cardinale Domenico Bartolucci di ringraziamento al Santo Padre. Ricordiamo, per chi si fosse messo in collegamento soltanto ora, che stiamo ascoltando una cronaca diretta dal cortile del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo per un concerto straordinario offerto in onore di Sua Santità Benedetto XVI proprio dal Cardinale Domenico Bartolucci, in programma opere dello stesso Cardinale. E inizieremo ora ascoltando Benedictus per soprano, coro a tre voci pari e orchestra, brano, come dicevo poc'anzi, scritto proprio dal maestro Bartolucci in onore di Sua Santità Benedetto XVI. Soprano Licke Hanolm, Rossini Chamber Choir di Pesaro, direttore Simone Baiocchi. Avete ascoltato Benedictus per soprano, coro a tre voci pari e orchestra di Domenico Bartolucci, ed ora ascoltiamo l'Ave Maria dall'opera lirica Il Brunellesco per soprano, coro a tre voci pari. Oh,
l'Ave Maria dall'opera lirica in tre atti Il Brunellesco del cardinale Domenico Bartolucci per soprano e coro a tre voci pari. Ed ora ascolteremo il poema sacro per soprano, baritono, coro femminile e piccola orchestra Baptisma, che come ha accennato il cardinale stesso poco fa, venne scritto sul testo dell'antico rito del battesimo e che doveva far parte di un polittico sui sacramenti mai concluso a causa del cambio poi del rituale. Enrica Fabbri soprano, Michele Govi baritono. Thank you.
virtute custodi. Et tu, Signus,
di Domenico Bartolucci. Avete ascoltato il poema sacro Baptisma per soprano, baritono, coro femminile e piccola orchestra, in diretta dal cortile del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo. Concerto dal vivo offerto dal Cardinal Bartolucci a Sua Santità Benedetto XVI. Ed ora ci apprestiamo ad ascoltare l'ultimo brano in programma quest'oggi, il mottetto Christus Circumdedit Me, per soprano, coro e orchestra. Solista la soprano Lick Anolma, con il Rossini Chamber Choir di Pesaro e la FORM, Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Simone Baiocchi. In questo momento vediamo il maestro cardinale Domenico Bartolucci che è salito a ringraziare il maestro direttore e i solisti, che ricordiamolo sono stati la soprano Enrica Fabbri e il baritono Michele Govi. Era il mottetto Christus Circumdedit Me per soprano, coro femminile e orchestra, nella esecuzione del soprano Licche Anolma con il Rossini Chamber Choir di Pesaro e la FORM, Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Simone Baiocchi. Brano conclusivo del concerto offerto dal Cardinale Domenico Bartolucci a Sua Santità Benedetto XVI, in diretta dal cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Signori cardinali, venerati fratelli nell'Episcopato e nel sacerdozio, cari amici, questa sera ci siamo immersi nella musica sacra, quella musica che in modo del tutto particolare nasce dalla fede ed è capace di esprimere e comunicare la fede. Grazie allora agli splendidi esecutori, ai due soprani, al baritono, al maestro Baiocchi, allo Rossini Chamber Choir di Pesaro e all'Orchestra Filarmonica Marchigiana, come pure agli organizzatori e alle autorità che hanno reso possibile l'evento. In mezzo alle attività quotidiane ci avete offerto un momento di meditazione e di preghiera, facendoci intuire le armonie del cielo.
Un grazie affettuoso e speciale all'autore dei brani che abbiamo ascoltato, il maestro cardinale Domenico Bartolucci. Grazie, Eminenza, per avermi donato questo concerto e aver composto per l'occasione il pezzo Benedictus a me dedicato come preghiera e ringraziamento al Signore per il mio ministero. Il maestro cardinale Bartolucci non ha bisogno di presentazioni. Vorrei solo accennare a tre aspetti della sua vita che lo caratterizzano in modo evidente, oltre al suo fiero spirito fiorentino, e cioè la fede, il sacerdozio, la musica. Caro cardinale Bartolucci, la fede è la luce che ha orientato e guidato sempre la sua vita, che ha aperto il suo cuore per rispondere con generosità alla chiamata del Signore, ed è essa che ha scaturito anche il suo modo di comporre. Certo, lei ha avuto una solida formazione musicale ricevuta nel Duomo fiorentino, nel Conservatorio di Firenze, nel Pontificio Istituto di Musica Sacra, con grandi didatti tra i quali Vito Frazzi, Raffaele Casimiri, Ildebrando Pizzetti. Ma la musica è per lei un linguaggio privilegiato per comunicare la fede della Chiesa e per aiutare il cammino di fede di chi ascolta le sue opere. Anche attraverso la musica lei ha esercitato il suo ministero sacerdotale. Il suo modo di comporre si inserisce nella scia dei grandi autori di musica sacra, in particolare della Cappella Sistina, di cui è stato per molti anni direttore. La valorizzazione del prezioso tesoro che è il canto gregoriano e l'uso sapiente della polifonia, fedele alla tradizione, ma aperto anche a nuove sonorità. Caro Maestro, questa sera, con la sua musica, ci ha fatto rivolgere l'animo a Maria, con la preghiera più cara alla tradizione cristiana, ma ci ha fatto anche riandare all'inizio del nostro cammino di fede, alla liturgia del battesimo, al momento in cui siamo divenuti cristiani. Un invito a dissetarsi sempre all'unica acqua che estingue la sete, il Dio vivente, e ad impegnarci ogni giorno a ricettare il male e a rinnovare la nostra fede riaffermando credo. Christus circumdidit me. Cristo mi ha avvolto, mi avvolge. Questo motetto riassume la sua vita, il suo ministero e la sua musica, caro signor cardinale. Rinnovo allora il mio grazie a lei, ai due soprani, al baritono, al direttore, ai complessi corali e orchestrali, e volentieri importo la mia benedizione apostolica. Grazie. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a voi tutti. Abbiamo sentito le parole di ringraziamento di Benedetto XVI al cardinale maestro Domenico Bartolucci. Ricordiamolo per il concerto che quest'ultimo ha offerto a Sua Santità, che si è tenuto proprio ora nel cortile del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo, un concerto con musiche appunto del cardinale Bartolucci, musiche che ripercorrono un po' tutta la sua carriera di musicista e di sacerdote. In programma abbiamo ascoltato il Benedictus per soprano, coro a tre voci pari e orchestra, l'Ave Maria per soprano e coro a tre voci pari tratta dall'opera Il Brunellesco,
Baptisma, poema sacro per soprano, baritono, coro femminile e piccola orchestra, e infine il mottetto Christus circumdedit me per soprano, coro e orchestra. Solisti la soprano danese Licke Anholm nel Benedictus, nell'Ave Maria e nel Christus circumdedit me, e il soprano Enrica Fabri e il baritono Michele Govi nel poema sacro Baptisma. Con il Rossini Chamber Choir di Pesaro e la Form Orchestra Filarmonica Marchigiana diretti da Simone Baiocchi. Simone Baiocchi, che ricordiamolo, è anche stato allievo del maestro Bartolucci e che è stato voluto fortemente da quest'ultimo proprio come direttore per questo evento offerto a Sua Santità. Terminiamo qui questa cronaca in diretta da Castel Gandolfo. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito. Ridiamo la linea allo studio e buon proseguimento di ascolto.